Finiamo questa carrellata un po' sugli approcci e gli studi sul pubblico, poi facciamo un approfondimento sugli strumenti e poi continuiamo il nostro lavoro di gruppo che sarà impostato un po' prima in una condivisione su quelli che erano un po' le attività sulle quali vi eravate concentrati, così vi do un minimo di indirizzo e poi andremo però a svilupparli. E ci dedichiamo anche un momento post di condivisione poi dei risultati del lavoro e un po' di analisi critica per capire effettivamente come può essere un servizio, dato che poi è rivolto a una diversa tipologia di pubblico, e come può essere immesso sul mercato. Cioè, ovviamente cioè, in maniera soft, cioè, non era parte degli obiettivi della nostra programmazione, però siccome io ci tengo sempre che ci sia poi un aspetto concreto pratico con il quale poi vi rapportate in seguito, mi piacerebbe dare almeno l'input per l'avvio dell'attività. Allora, diciamo che ci sono quattro tipologie di approccio fondamentali di apprendimento, io ve li ho un po' sintetizzati qui. Cioè un primo approccio che è legato allo stadio delle esperienze concrete, quindi l'apprendimento deriva principalmente da quello che io in qualche modo percepisco e la reazione che ho. Quindi c'è l'uomo che si butta di fronte a una porta mentre io sto camminando, quello mi crea in qualche modo un certo tipo di sorpresa, no? Quindi l'emozione che provo in un primo istante per me potrebbe essere paura. Questo mi fa riflettere, no, sul fatto di come io interagisco con quell'opera e quindi perché una persona si scaglia contro un muro, perché questa violenza, no? Quindi, poi c'è uno stadio dell'osservazione riflessiva dove in realtà io ascolto e osservo molto, cioè come se fossi quasi un soggetto terzo rispetto a questa esperienza, quindi mi allontano. Prima sono coinvolto, partecipo, eccetera. Poi c'è una fase, seconda fase in cui mi allontano e capisco un po' come funziona, perché ho bisogno di acquisire degli elementi un po' più esterni. Poi c'è la fase della concettualizzazione astratta. Cioè, una volta che io ho osservato, elaboro, no? E inizio a sviluppare un pensiero su quella attività, su quell'interazione. E lo metto in relazione in maniera sistemica rispetto ad una serie appunto di riferimenti culturali sociali che ho. Nel caso di questa performance, di cui questa installazione di cui vi parlavo, è localizzata all'interno di un museo, il Museo della Mente, quindi ex ospedale psichiatrico, no? E quindi lavora principalmente sull'autolesionismo. Quindi ho paura, cioè la prima reazione, quindi interazione con l'altro, no? Con la rappresentazione poi effettivamente di quello che è stata la caratterizzazione del luogo, cioè l'osservo e diciamo, no? Quindi la violenza con la quale uno si scaglia contro una parete, cioè, lo elaboro, lo ricolloco all'interno di quella rappresentazione di quel luogo e inizio, cioè, a metterlo in connessione un po' con le informazioni che ho sull'autolesionismo, no? Per esempio. Poi c'è una fase di sperimentazione attiva, cioè dove l'apprendimento deriva principalmente dal fare. Quindi io partecipo ad un'attività creata lì apposta per me, in cui faccio delle cose che in qualche modo mi fanno recepire delle informazioni, mi aggiungono delle informazioni sull'autolesionismo e quindi qui inizio a creare quel percorso, no, formativo che mi fa avvicinare sempre di più. Quindi il fare, il partecipare attivamente all'interno di un determinato luogo del quale devo apprendere la conoscenza. Non lo so, se voglio parlare, cioè voglio fare un museo dell'artigianato locale, per capire la tecnica dell'intreccio, no? Che è una delle tecniche dell'artigianato che si sta perdendo, e sono rimasti tre famosi intrecciatori qui, due ad Acquarica e un altro vicino Lecce, cioè
si è persa, molto probabilmente farò fare un laboratorio sull'intreccio per far capire la complessità che c'è dietro il lavoro di quel prodotto. Con i prodotti ovviamente è più semplice, no? Naturalmente. Con l'arte e con le opere d'arte, eccetera, è più complesso. Sull'archeologia, per esempio, sull'archeologia sperimentale, ci sono allestiti tutta una serie di scavi di produzione, scientifica, cioè comunque su quello si dedicano moltissimi laboratori, no, del fare. Cioè, è una delle sicuramente aree in cui la didattica ha avuto più successo, più presa, no? Perché è funzionale appunto al supporto didattico nelle scuole, perché appunto si presta di più a creare dei laboratori in cui le persone sono dei protagonisti e quindi, no, apprendono direttamente cioè non hai bisogno di comunicare il messaggio necessariamente verbalmente, ma partendo da un apprendimento più informale, se vogliamo anche. E quindi, cioè, l'esperienza concreta può avvenire in diversi modi: lezioni, discussioni, eventi, problemi. L'osservazione riflessiva, quindi, può essere basata sulle esperienze, sulle osservazioni, proposte di prospettive multiple, sulla concettualizzazione astratta, sulla sperimentazione attiva. È un ciclo, come avete visto, l'apprendimento. Non è che inizia necessariamente da una... cioè può iniziare per esempio dalla sperimentazione attiva e poi passare da un'esperienza concreta a un'osservazione riflessiva e finire alla concettualizzazione astratta. Oppure può partire dalla concettualizzazione astratta, poi faccio una sperimentazione attiva, no? Ne faccio un'esperienza concreta e un'osservazione riflessiva, però bene o male è un ciclo di vita. Allora, faccio soltanto una carrellata su alcuni approcci, cioè l'approccio istruttivo, che è quello che è uno degli approcci dominanti all'interno della generale delle istituzioni culturali o didattico, e quindi considera il museo la fonte autorevole dell'informazione e quindi interagisce con i propri visitatori come un pubblico in larga parte passivo ricettivo. Questo, diciamo, è l'approccio dominante, e quindi si parte dal presupposto che la cultura istituzionale è gerarchica, siccome l'ha detto l'istituzione è sicuramente quella, quindi si dà maggiore riconoscibilità, maggior rispetto ai saperi specialistici. Interagiscono le guide, gli educatori, agiscono in qualità di mediatori esperti della trasmissione, quindi al di là di creare questa lettura, formano anche delle persone che mediano con questa lettura e delle potenziali persone che vanno a visitare il museo. E questo è l'approccio più tradizionale della visita guidata. Questo è uno. Poi abbiamo l'approccio attivo della scoperta, che riconosce una certa autonomia all'apprendimento. E quindi questo principalmente è sviluppato negli anni 70. Quindi parte dal presupposto che l'approccio didattico più efficace è quello che viene da un'atmosfera informale, da una costruzione del senso condivisa alla quale partecipano una serie di persone, cioè alla quale partecipa attivamente il pubblico che è lì per formarsi o per apprendere delle informazioni. Il personale del museo è organizzato in gruppi, sono dei professionisti di diverse discipline, quindi non solo storici dell'arte, non solo educatori, ma subentrano anche altre discipline, come avevo mostrato per il Mambo, no? Per esempio, ci sono sia registi che scenografi che architetti che utilizzano un altro linguaggio per avvicinare il pubblico all'interazione con l'opera, a costruire il significato dell'opera. Quindi l'apprendimento è una scoperta, cioè non ti dico quello è rosso, ma inizio ad avvicinarmi a tutta una serie di immagini, dicono ah però somiglia una mela, però cioè inizio a costruire un senso insieme a te rispetto a quello che tu vedi. Poi c'è l'approccio socio-costruttivista che ti dice
In realtà, cioè, questa conoscenza è sempre più negoziata, mediata tra il museo e il visitatore, a seconda appunto delle conoscenze pregresse che ha, a seconda della cultura che ha, e il contesto diventa, in questo contesto è più importante l'allestimento del contenuto stesso delle opere. E quindi, insomma, la conoscenza è considerata un processo fluido, continuo, in continua evoluzione, no? E questo, insomma, diciamo che è uno degli approcci legati più al multiculturalismo, all'integrazione, all'integrazione con le diverse tipologie di pubblici che hanno. Se noi pensiamo all'allestimento per un museo per non vedenti, quindi una disabilità di tipo visiva, no? Cioè, che cosa si fa? Lavora tantissimo su creare strumenti di supporto, oltre il braille, cioè insomma, oltre al linguaggio per i non vedenti, crea una serie di strumenti come i calchi, per esempio, loro il senso che utilizzano di più è il tatto, no? Poi ci sono invece altri gruppi che hanno lavorato sulla vibrazione sonora e quindi di lavorare appunto aiutare la fruizione attraverso il supporto musicale, quindi quando l'opera è molto avvincente corrisponde a un'intensità musicale più forte. Ci sono poi dei soggetti che hanno lavorato anche su delle piattaforme che integrano un po' tutte queste cose, no? Cioè, una bellissima che è stata realizzata, che è praticamente una sorta di piano su quale tu poggi i piedi scalzi e c'è innanzitutto la sensazione caldo-freddo, no? Cioè, quindi legata all'interazione, no? Cioè, della sensazione di riprodurre attraverso il caldo-freddo l'intensità cromatica del quadro e quindi in una lettura sì, è molto bello. E questo può essere fatto per i non vedenti, ma può essere fatto per tutti. Cioè, tu quando immagini, non immagini un'unica categoria, in realtà lo faccio io, cioè lo fa anche persone che non hanno necessariamente una disabilità visiva in questo caso. Sì, poi ci sono anche le visite guidate per il LIS, insomma, un progetto molto bello che è stato uno di quelli che ha vinto questo bando sull'accesso. Insomma, alle diverse tipologie di pubblico del Pigorini, Museo Pigorini di Roma, che non so se conoscete, no? Preistoria, sì. E loro hanno creato praticamente 5-6 supporti per fruire la stessa tipologia di mostra. Allora c'è per i non vedenti, una serie di riproduzioni, calche, eccetera, tutte le didascalie, tutta la pannellistica e comunque possibile, una possibile lettura attraverso il break, quindi è già tutto predisposto. Poi hanno creato per i sordo, tutti, hanno preso in considerazione tutti i tipi di disabilità, tra cui hanno preso diciamo, anche a cuore, perché uno degli obiettivi era creare integrazione, questo bambino che appunto è all'interno, ci sono anche delle app che sono state sviluppate per sostenere la fruizione, questo bambino che adesso non mi ricordo di che nazionalità è, racconta il museo secondo i suoi occhi, no? È un bambino filippino, però cioè, mi ricordo comunque Estremo Oriente, cioè, tendenzialmente. Comunque, comunità presenti all'interno del contesto poi di riferimento romano in questo caso, però questo è un museo nazionale. E quindi insomma, lavorano, no, su una diversa anche conoscenza, trasmissione della conoscenza. Poi c'è, rispetto all'approccio costruttivista, vi ho messo un pochino di riferimenti in più perché è uno degli approcci sicuramente che ha preso più piede negli ultimi anni e quindi è uno di quegli approcci che è ancora molto sostenuto all'interno dell'esperienza museale. Si rivolge appunto a diverse tipologie di pubblici e può essere impostato in maniera differente. Cioè, adesso per esempio io vi ho fatto degli esempi in cui
c'era l'attenzione era rivolta a una tipologia di pubblico, però invece in molti casi si sviluppano delle attività che possono essere fruite da tutti, semplicemente tengono conto della specificità che questi tutti potrebbero avere. Si conclude così questa prima parte e adesso entriamo un pochino più nel dettaglio su quello che era l'argomento principe, no? I visitatori, no? Questi primi studi sui visitatori nascono nei primi anni 20-30, l'obiettivo è quello di osservare come il visitatore entra in relazione con le opere e qual è il processo di apprendimento, no? Rispetto che innesca rispetto a questa fruizione. E come vengono recepite le informazioni che io voglio veicolare. Io voglio lanciare un messaggio, voglio dare quell'informazione, ma la persona che sta di fronte a me che cosa recepisce? Questo noi tendenzialmente non lo sappiamo, perché non viene chiesto, cioè sono pochi i musei che si dotano di strumenti per misurare il gradimento o il grado di apprendimento, no? Delle opere che hanno di fronte. I primi del Novecento appunto erano, cioè i primi studi sono stati incentrati a capire, cioè, quali fossero i profili, più che altro però sociodemografici, sono più uomini, sono più donne, sono più anziani, sono più giovani, quindi che tipo di lavoro fanno, che tipo di formazione hanno, cioè tutte le informazioni che un po' mi aiutano a descrivere il profilo di questa persona. Secondo invece Filone fa un'analisi sulla valutazione delle esposizioni, quindi oltre a studiare chi sei, da dove vieni, quanti anni hai, qual è la tua famiglia di origine eccetera, scendiamo sempre di più nel dettaglio per capire come recepisci l'informazione che ti viene data dal museo. Negli anni 80 c'è un primo interesse sicuramente che poi dà avvio a tutta una serie di studi che attualmente sono svolti ancora in questo modo, di osservazione non intrusiva, no? Cioè prima vengono introdotti dei questioni, come faccio ad avere questa informazione se non glielo chiedo? Allora, creo degli strumenti e quindi uno di questi strumenti, che poi vediamo più nel dettaglio anche dopo, è il questionario, no? Posso decidere che io somministro un questionario a una serie di persone, tutti nello stesso modo, cioè la domanda è rivolta ai soggetti che ho di fronte e nello stesso modo, e do delle risposte, la possibilità di rispondere a delle risposte chiuse, sono uomo o donna, no? In modo che sono certa che le persone che hanno di fronte rispondano tutte e quindi ho già l'informazione standardizzata, tra virgolette. Il filone che poi si è sviluppato, cioè, è legato più che altro alle interviste, perché il questionario strutturato in questo modo non lascia margine di aggiungere degli elementi che tu hai colto dell'esperienza di fruizione e quindi, cioè, non mi dà degli elementi se voglio migliorare, mi dice chi sei, che cosa fai, quali sono i tuoi gusti, ma non mi dice il tuo grado alla fine di gradimento dell'esperienza, no? Cioè, o me lo dice sempre in maniera codificata, immaginando 5 risposte, no? Precodificate. Invece io voglio sapere effettivamente in maniera libera da parte tua che cosa ti ha suscitato questa esperienza. Molto probabilmente nelle risposte che io individuo, nelle 5 risposte, potrebbe non esserci l'interpretazione che tu ne dai. Si sviluppa negli anni 80 invece questo filone di studio dedicato all'osservazione cosiddetta nel mondo poi della ricerca non partecipante, no? Cioè l'osservazione non partecipante è svolta principalmente così, cioè io non interagisco mai con le persone che sono all'interno della sala, ma le seguo nel loro percorso di visita per studiarne
in qualche modo la fruizione, quindi tempi, metodologie, cioè tempi, quanti minuti sta di fronte a un'opera, quanto interagisce, quanto riesce a capire, chiede più informazioni, cioè studio in maniera non invasiva, come si muove il visitatore all'interno del museo e ho delle informazioni, perché quando ti viene sottoposta, poi nessuno di voi viene dal mondo, meno male, poi della metodologia della ricerca, quando viene sottoposta una domanda, subentrano nella risposta una serie di fattori, il condizionamento sociale, cioè tu hai più timore di dire no, veramente io non l'ho capito, cioè no, cioè c'è un a seconda di come ti viene posta la domanda, c'è un grado anche di desiderabilità sociale rispetto al tuo intervistatore che rappresenta quell'istituzione, e ci sono persone poco propense a dire esattamente quello che pensano, e quindi cioè, bisognerebbe utilizzare un po' tutti gli strumenti per avere poi no, dei livelli di lettura. Negli anni 90, quindi ci si concentra principalmente sull'esperienza visita, sulla motivazione che porta le persone a visitare i musei e le varie alternative di consumi, cioè tu vieni al museo, ma in realtà quali sono i tuoi consumi culturali? Vai anche a teatro, vai anche al cinema, leggi? Perché se io capisco quali sono i tuoi consumi culturali, posso in parte integrarli, no? Cioè, sempre più, diciamo, esistono delle istituzioni culturali in cui si concentrano una serie di attività, propriamente musei, concerti nei musei, no? Anche se molti musei per esempio non si prestano da un punto di vista di acustica, no? Perché sono molto alti o comunque non sono attrezzati, non sono adeguati. E sapendo quali sono i tuoi consumi culturali, posso individuare anche gli strumenti di comunicazione con i quali posso raggiungerti. Perché tu magari sul sito dei musei non ci vai, però per acquistare un biglietto per un concerto, no? Andrai sul sito. Quindi se io voglio comunicare con te, oltre alla newsletter, oltre ai social network, oltre a tutti gli altri strumenti che ho, posso, no? Sicuramente utilizzare un canale di comunicazione con il quale tu entri sicuramente in contatto. Come faccio a sapere le motivazioni? Cioè sempre tramite. La questione lo devi chiedere. Ah, glielo Eh chiedo. certo. Sì. Quindi comunque con dei questionari. E con un questionario che veniamo dopo, sì. Entriamo nel merito, cioè allora, ci sono diverse tecniche e strumenti che si possono utilizzare per fare le rilevazioni, no? I sondaggi prevedono, diciamo, la costruzione appunto di un questionario strutturato, quindi chiuso, no? Mi piace, non mi piace, senza dire perché. Cioè, o prevedendo, allora il questionario semi-strutturato prevede anche un margine di libertà in cui tu puoi dire mi piace, non mi piace, una risposta chiusa, no? Cioè, quindi mi piace, vuoi rispondere solo sì o no. Non hai alternative, però puoi spiegare e scrivere un rigo del perché ti piace, e quindi questo è semi-strutturato, no? Perché lascia un margine anche di integrazione dell'informazione. I sondaggi si fanno rispetto all'opinione che uno ha di una determinata cosa, e quindi gli si chiede di esprimere secondo una scala, che di solito varia da 1 a 5, un giudizio. E quindi diciamo non è proprio il nostro caso, noi ci occupiamo più di raccogliere informazioni che ci aiutano a descrivere la tipologia, poi abbiamo una parte anche sulla valutazione del servizio di cui hanno usufruito, sul gradimento, ok? Allora invece poi siamo andati verso, sempre negli anni 90, un trend legato, sempre di più alle tecniche di marketing, per indirizzare i visitatori al museo. E quindi abbiamo inventato nuove strategie di comunicazione con i quali attrarre nuovi pubblici, abbiamo introdotto strumenti cosiddetti di customer satisfaction, che sono appunto gli strumenti attraverso i quali ti permettono di valutare il gradimento di una determinata visita. E
Tra questi, appunto, abbiamo i questionari che ti permettono di rilevare questo tipo di soddisfazione del cliente. Ok? I pubblici, arriviamo a noi. Ci sono i pubblici e i non pubblici. Queste sono le due macro categorie, no, che ci troviamo di fronte. Allora, centralmente, come vedete qui, noi abbiamo i pubblici centrali, che sono quelli che generalmente fruiscono la nostra istituzione culturale. Vengono alla nostra mostra, vengono al nostro concerto, vengono al nostro festival. E sono una parte della nostra sfera di interesse. Poi ci sono i pubblici occasionali, che vengono ogni tanto perché c'è un aperitivo, perché c'è una festa, perché c'è un evento, c'è la presentazione di un libro, perché c'è qualcosa che richiama la mia fruizione. E questo succede ogni tanto, durante l'inaugurazione di una nuova mostra, durante il lancio di un nuovo video, insomma. Poi c'è i pubblici potenziali, che sono le persone che potenzialmente potrebbero essere interessate all'esperienza, no? Di una visita, di un concerto, di una cosa, però che abitualmente non frequentano quel luogo. E poi ci sono quelli, che sono quelli più interessanti da raggiungere, il non pubblico, quello che non verrebbe mai al museo di sua volontà. Noi lavoriamo su tutti questi. Ah, ci sono quelli che non No, soprattutto su questo. Perché il nostro obiettivo. Che cosa? Per creare una serie di condizioni che lo portano ad avere, diciamo, interesse, per avere una forte motivazione di entrare in contatto con l'esperienza museale, in questo caso, se parliamo di musei. Noi principalmente ci non è, non, il pubblico non è detto soltanto che non gli vada, cioè la motivazione per la quale lui non viene al museo può essere anche semplicemente perché non lo sa che esiste, o perché non è mai entrato in un museo in vita sua e quindi lo collega per un pregiudizio ad un luogo noioso. Le motivazioni rispetto a questo possono essere tante. Infatti noi lavoriamo sulla motivazione, sull'interesse, sul coinvolgimento, sul ciclo di vita, adesso li vediamo nel dettaglio, sulla disponibilità di spesa e di tempo delle persone di fruire determinati luoghi, sulle barriere fisiche, psicologiche, sociali, culturali. Vediamo nel dettaglio tutti i pubblici. Quindi i pubblici attuali, no? Quelli che frequentano il nostro museo, sono i centrali e gli occasionali. I nuovi pubblici sono quelli potenziali e il non pubblico. Sui pubblici centrali noi abbiamo, un attimo indietro, una conoscenza di base. Quindi so che esiste il museo, so che c'è quella mostra, decido di venirla a vedere. Un'assiduità, cioè ogni volta che si apre una mostra nuova io vengo a vedere la mostra. Un coinvolgimento della struttura, cioè mi arriva una newsletter, ho il programma, vedo sul sito, mi chiamano a casa, cioè diversi strumenti di comunicazione la struttura mette in campo per comunicare con i suoi pubblici centrali. Ho dei bassi costi di attivazione, non ci sono barriere culturali, semmai economiche, c'è un biglietto d'ingresso all'entrata, no? Però il mio pubblico centrale è un pubblico che, no ha, che ha una motivazione forte nel venire a vedere la mia mostra, ha un interesse e non ha sicuramente a un livello di conoscenza già, o di quel determinato periodo storico, o di quell'oggetto, oppure ha una certa sensibilità e vuole entrare in contatto e scoprire e fare una nuova esperienza.
Le indagini di solito su questi pubblici centrali si concentrano su questi aspetti qui, quindi capire chi è questo, come è composto, come si compone, quindi descriverne un profilo, quanti anni hanno, da dove vengono, che lavoro fanno, l'esperienza di visita, quindi gli elementi che vengono indagati e... Mi vuoi dire qualcosa? La motivazione che li ha spinti a venire a vedere quella mostra al museo. Dovevo accompagnare il mio fidanzato che doveva vederla per forza per motivi professionali. E in realtà io sto lavorando su questo tema, sapevo che c'era questa mossa, volevo approfondirla. Abitualmente vedo tutte le mostre che vengono realizzate nel mio quartiere o nella mia città e quindi vengo a vedere la mostra. Sono interessato a vedere tutte le mostre di quello spazio. Cioè, qual è lo stile di vita del mio pubblico? Vado anche ad altri concerti, sono sportivo, viaggio, cioè uso internet, tutto quello che influisce, scusami. Non ci ho fin troppo internet, se lo so mai. Qual è il mio grado di soddisfazione rispetto a quella determinata mostra? Mi è piaciuta, non mi è piaciuta, o alcune cose ho avuto difficoltà a leggerlo, i pannelli sono troppo lunghi, le didascalie erano poco precise, cioè quindi raccolgo informazioni sul grado di soddisfazione. Analizzo il processo di apprendimento, era tutto molto chiaro, ho avuto delle difficoltà a comprendere delle cose perché non c'era un supporto visivo, un supporto didascalico per poter capire di che opera si trattasse. I comportamenti all'interno del museo, cioè ci ho messo un'ora a vedere questa mostra, mi sono fermato però 3 ore di fronte, cioè mi sono fermato per, di cui mi sono fermato mezz'ora di fronte ad un'opera che ho trovato di particolare interesse, che quindi valutare l'efficacia dell'allestimento. E per lo più si sviluppano ricerche di tipo sia quantitativo, no? Cioè, quindi quante persone, quanti biglietti staccati, quanti gratuiti, quante donne, quanti bambini, quante scolaresche, e di tipo qualitativo, quindi il grado di soddisfazione della mostra. Tento di analizzare degli aspetti che sono più qualitativi che numerici, ok? Quindi la qualità del grado di allestimento, la qualità di apprendimento. Invece sui pubblici occasionali, sempre salta, i pubblici occasionali hanno un rapporto saltuario, quindi non vengono a vedere tutto quello che voi realizzate, sono incostanti, spesso appunto sono legati a momenti appunto creati ad hoc, la grande mostra, il turista, e chiedono dei costi di attivazione media, perché se io con rispetto a quel pubblico devo creare tutta una serie di eventi ad hoc costruiti soltanto per loro, quello comunque mi pone dei costi. Ci sono spesso delle barriere sia di carattere culturale che economico, no? Cioè, a volte i pubblici occasionali non si avvicinano alla mostra X perché hanno paura di entrare lì e di provare quella sensazione di disagio di cui parlavamo prima, no? Cioè di non capire, quindi di non essere all'altezza per poter capire qual è il messaggio che l'autore, insomma l'artista, mi voleva mandare. Qui invece gli studi si concentrano per lo più su identità, profilo, motivazioni, i fattori incentivanti alla visita. Sono venuto qui, cioè capire perché è venuto quella volta, in modo da far capire come possiamo farlo ritornare. La preferenza sui consumi culturali e qual è l'esposizione ai media.
cioè leggo almeno un giornale al giorno, leggo almeno 12 libri l'anno, visito abitualmente mostre, ma solo mostre sul design, visito soltanto mostre di fotografia, utilizzo internet, no? Cioè, qual è la mia esposizione poi rispetto, no, scusate, era soltanto ai media, non era solo ai consumi culturali. Quindi legata più che altro ai canali di informazione, TV, l'uso che faccio, dei canali di informazione, quindi giornali e web. Poi abbiamo i pubblici di prossimità, che sono i pubblici che sono, vabbè, i pubblici comunque con i quali posso entrare potenzialmente in contatto, ma con i quali non sono collegati direttamente, no? E quindi questi mi chiedono però degli sforzi alti, no? Di interazione, perché io se, di attivazione, perché se io devo coinvolgere nuove tipologie di pubblico, anziani, che abitualmente non frequentano la mia istituzione culturale, banalmente dovrò appoggiarmi a un'altra associazione, dovrò individuare quali sono i loro canali di comunicazione, quindi dovrò fare un'attività interamente dedicata a loro e questo mi richiede degli sforzi di attivazione ulteriori rispetto a quelli ordinari. Gli studi su questo sono più legati all'identità, alle motivazioni, alla percezione e ai comportamenti, cioè come si comportano all'interno dell'istituzione. Sui pubblici potenziali, non so perché mi fa questa. Vabbè. Sui pubblici potenziali sono i pubblici che in qualche modo non individuano potenziali barriere di ingresso. Rispetto, possono essere economiche, sociali, culturali, no? Quindi potenzialmente potrebbero venire nella vostra istituzione, ma scelgono di non venire. Quindi io devo trovare le motivazioni di supporto per avvicinarli quanto più possibile alla fruizione del luogo, no? Questo richiede, diciamo, dei livelli di attivazione alti se vengono messi in campo, capire qual è il mio pubblico potenziale. Negli studi sul pubblico ci si concentra molto spesso su quale potrebbe essere, qual è il pubblico centrale e qual è quel pubblico che potenzialmente potrebbe essere coinvolto nelle mie attività. Cioè io potenzialmente potrei coinvolgere nel museo dell'università in maniera centrale gli studenti, no? Cioè che fruiscono inizialmente quel luogo, ma in maniera potenziale io potrei coinvolgere gli abitanti del quartiere, no? Per esempio, che sono il pubblico di prossimità, cioè che è lì e quindi banalmente gli costerebbe attraversare la strada per venirlo a vedere. Poi potenzialmente potrei coinvolgere anche i turisti, no? Cioè che sono presenti nella città in quei giorni e inserirli all'interno di un itinerario turistico. Potrei coinvolgere i residenti di un altro quartiere, quindi dell'intera città, sviluppando una serie di attività che riguardano proprio loro, no? Che li mettono in connessione, in relazione. Gli studi sono fatti ad esempio fuori dall'istituzione, quindi io vado in altri quartieri, in altri luoghi che non fruiscono la mia istituzione, il mio evento, il mio museo e gli chiedo una serie di informazioni di tipo quantitativo, no? Quindi sapere quante volte sono stati in altri musei, nel mio museo, il loro profilo, no? Cioè la loro identità e capire perché, quali sono effettivamente poi i motivi della non visita. E questo di solito, diciamo, si applica su pubblici, in questo caso fa l'esempio di anziani, stranieri, famiglie con bambini, eccetera. Poi abbiamo il non pubblico, che è la fascia
quanto più lontana possibile dall'istruzione, dalla frizione, perché non sono interessati alla partecipazione. Ovviamente i motivi possono essere partecipi, cioè molteplici, economici, non ho soldi, tempo, non ho tempo, non sono interessato, no? Quindi le motivazioni possono essere tante. Ci sono molti studi sui non pubblici e giocano un grosso ruolo ovviamente le policy, no? Cioè le politiche che vengono messe in campo sia delle amministrazioni che dell'istituzione stessa per avvicinare e aprirsi a nuove forme di pubblico. La Notte dei Musei, per esempio, è una policy. Io decido di aprire tutta la notte i musei di renderli accessibili, no? Anche, cioè, gli studi che sono stati fatti sulle notti di musei, molti visitatori erano persone che non erano mai entrate in un museo e per il fatto che era aperto di notte, per il fatto che era accessibile, per il fatto che succedeva qualcosa, c'era un concerto, c'era un'attività, hanno deciso di avvicinarsi al museo e poi magari ci sono ritornati. Allora, che ore sono? Voi fate, a che ora facciamo pausa? All'una? O... Allora, andiamo un po' avanti. Quindi, innanzitutto, noi abbiamo un primo problema, che è quello di conoscere chi è il nostro pubblico. Questo lo facciamo velocemente. E lo facciamo appunto la somministrazione di questionari, gli diciamo, tentiamo di descrivere qual è l'identità, le motivazioni e i comportamenti. Poi approfondiamo andando ad analizzare quali sono poi le politiche che sono rivolte ai nuovi pubblici, no? Cioè, ci sono barriere all'ingresso, per esempio, fisiche, economiche, culturali, sociali? Cioè, questa è una domanda che mi devo porre, no? Se io pongo delle condizioni, no? Rispetto all'ingresso, c'è cioè una barriera fisica, non si può entrare se non dalla porta laterale, anche non è una barriera fisica, non è soltanto per chi ha una disabilità fisica, eh? Ci sono delle barriere fisiche anche banalmente, per esempio, l'entrata è nascosta, no? E quindi devo fare tutto un tragitto per arrivarci, devo salire delle scale, poi scendere, eccetera. Quello è già una barriera fisica, cioè mi stai mettendo, non mi stai agevolando nell'accesso o nell'ingresso. Poi c'è un altro elemento fondamentale, come è percepita l'istituzione? Allora, ci sono molti studi su questo, sull'autorappresentazione dell'istituzione, che ovviamente uno pensa di avere sempre il patrimonio, di essere l'istituzione più importante che esiste in Italia e nel mondo, no? Cioè, autocentrata, e come viene percepita dagli altri. Che è fondamentale, cioè se io di un'istituzione penso che è ingessata, che non è interessante, che è troppo istituzionalizzata, che non è, sicuramente non avrò una propensione a volerci andare, a volerla visitare. Devo individuare dei fattori incentivanti, no? La visita, quindi capire quali sono questi fattori incentivanti. Faccio uno sconto, no? Quindi può essere di tipo economico, di tipo culturale perché ci inserisco, ci integro un'attività più che si integra meglio con il tempo libero, no? Quali sono questi fattori incentivanti che creo? Cioè, se tu vieni con un biglietto dei mezzi pubblici, io ti do accesso libero, se vieni ti do un gadget tot. Fare delle sperimentazioni ovviamente con progetti partecipativi potrebbe aiutare un po' ad indirizzare le politiche rivolte ai nuovi pubblici, perché questo ti permetterebbe di capire come effettivamente viene percepita da un lato la tua attività e come andarla poi a integrare. Strategie. Bisogna fidelizzare l'utenza. Come si fidelizza l'utenza? Attraverso la creazione di abbonamenti, per esempio, attraverso una newsletter che ti dà sempre l'informazione su quello che sta succedendo, sei sempre aggiornato, no? Ci sono tantissime modalità. Bisogna capire qual è quella più funzionale per la vostra utenza, però se non sapete chi è la vostra utenza,
cioè se sono più persone che hanno delle difficoltà economiche, punterete sicuramente sulla scontistica. Se sono delle persone che invece hanno, diciamo, più voglia di socialità, punterete sugli eventi più legati alla promozione della socialità, quindi di conoscenza, di incontri, eccetera. Bisogna capire chi ho di fronte per poter capire che tipo di servizio offro. Miglioramento dell'esperienza della vista, miglioramento della qualità funzionale del processo, più coinvolgimento e partecipazione. Come dicevamo anche ieri, se mi coinvolgi nel processo, sicuramente sono più propenso a rimanere un visitatore fidelizzato, no? Cioè, perché? Perché mi sento parte di quel processo e sentirsi parte attiva produce diciamo, un elevato grado di partecipazione generale, anche se poi non mi coinvolgi in tutto il processo, mi coinvolge anche in una parte, no? Sono diversi livelli di partecipazione. Ampliamento, insomma, dei bacini, ripensamento delle modalità comunicative, incentivazione alla prima visita, no? Cioè, il dare il biglietto gratuito a modello discoteca sicuramente ha incentivato, no? Cioè, poi anche se devo pagare una piccola fee di ingresso, non importa. Progettazione partecipata, eccetera. Quindi io come faccio a sviluppare il mio pubblico, no? Se il contenuto trasmesso è facile, no? E quindi questo si sviluppa da più facile a più difficile. La frequenza della partecipazione sicuramente è molto alta. Si legge così, eh? È molto alta, no? Se invece è difficile, ovviamente la frequenza di partecipazione è molto bassa. Che cosa? Se, un po' come la domanda che c'è l'offerta, no? Se bene buono il prezzo diminuisce, se bene va male il prezzo aumenta, allo stesso sistema. Non in tutte le leggi di mercato. Allora, prima di facciamo la parte degli strumenti dopo, così un po' li analizziamo nel dettaglio. E ovviamente quando io mi approccio alla creazione di un nuovo servizio, di una mostra, di uno spettacolo, di un evento, cioè la prima cosa che abbiamo detto che devo fare è capire a chi lo voglio dire, quali caratteristiche hanno le persone con cui voglio entrare in contatto, che bisogno hanno, qual è il loro bisogno principale. Come li contatto e quale linguaggio utilizzo? Cioè, come arrivo a contattare tutti i pubblici che voglio contattare? Come arrivo a contattare il non pubblico? Dov'è? Dove vive? Cosa fa? Cosa vede? Dove va? No, queste sono queste le domande che mi faccio. Va bene. Dopo parleremo degli strumenti di ricerca che vengono utilizzati per studiare le varie tipologie di pubblico che frequentano abitualmente e fruiscono dei prodotti culturali. Grazie.